Le pescivendole erano le prime a correre sulla banchina della marina di Cassano, non appena da lontano vedevano entrare nel porticciolo le cianciole o le paranze o i gozzi carichi di pesce fresco. Empivano le spaselle con il prezioso alimento argentato e a passo frettoloso salivano su per le tese fino a raggiungere il centro del paese alla ricerca degli acquirenti. Per strade e vicoli davano la voce per richiamare l'attenzione. Maddalena e Concetta gridavano forte: Alice Sard, Alice Sard, Piscialice, Piscialice, Alice Sard, signora. Le donne in genere calavano giù il paniere dal balcone o dalla finestra, concordando a distanza quantità e prezzo. Ma erano molti quelli che scendevano con un piatto e facevano la spesa in strada. Quanto mi piaceva la voce di Maddalena e Concetta. Mi piaceva a tal punto che presto imparai ad imitarle a perfezione, attingendo a quella fervida teatralità che non mi è mai mancata. Ragazzino di 8-9 anni, abitavo con la famiglia a via Gottola 14, al primo piano, nella proprietà di Carlo ed Elisa De Maria. E lì, quando ne avevo voglia, percorrevo la casa dando la voce Alice Sard, Alice Sard, Piscialice, Piscialice, signora Alice Sard. Ora avvenne che più di una volta, sentendo questa voce, Don Carlo scendesse in strada col piatto tra le mani pronto all'acquisto. Ma lì le pescivendole non c'erano. Erano sparite. Allora Don Carlo chiedeva ai passanti: Avete visto il pisciaiolo? Ma come? Che le mo' annerata la voce? Ma addosso ho chiuto! Giulia Pagliaccio, l'uomo del mare. Giorno dopo giorno aveva imparato a leggere tutta la poesia del mare. Ascoltava dalla conchiglia il frangere delle onde, poi accostandola alle labbra e soffiandovi dentro ne estraeva un suono cupo e struggente, come un antico richiamo di vite lontane. Conosceva i segreti dei fondali, le colonie di Gorgonia, di stelle e cavallucci marini, favole e leggende dei costoni di tufo che emergono creando baie ed anfratti, cale e spiagge, scogliere e marine. Era felice quando dopo una lunga, dura notte di lavoro puntava la prua del suo gozzo verso la marina di Cassano. Spesso la sposa era ad attenderlo alla finestra ed era un agitarsi di mani nel saluto del nuovo giorno. Il tempo passato aveva lasciato in particolare sul viso e sulle mani le rughe che erano il racconto di giornate di mare e di sole, di duro lavoro e di tempeste fugate nel nome di Maria Santissima delle Grazie, alla quale si rivolgeva fiducioso al sollevarsi del vento e delle onde o alle prime folgori che attraversavano il cielo. Era suo compito sfuggire alla morte fino al compimento del destino.